Rar! Questo è lo squalo groellone della Groenlandia! Pericolosissimo! Per non parlare dei famosi fantasmi dell'Antartide! Mamma mia, sto posto! È un dolore da affrontare, ma noi ce la faremo! Ve lo prometto! Dion, aiuto! Ho visto lo squalo! È sotto qui, non posso scendere! È sotto il ghiaccio! Chill, my bro, chill! Non è successo niente! Non posso, non posso chillare! Tranquillo! Ma che chill? Che qua già fa freddo! Tranquillo! Lo squalo, no! Tranquillo, ti dico, ti proteggo io, non ti devi cagare addosso. Guarda sott'acqua, guarda. Sto guardando, non lo vedo, ma sei sicuro che fosse uno squalo squalo? Scendi giù, se ci credi, scendi giù. No, non preferisco di no. Ehi, matto, poi esce se lo mangia. Ma tipo, se io adesso vado sott'acqua, vedo lo squalo che tu hai visto, giusto? No, ti morde lì dove lo batte il sole. No, Lion, che fai, sei pazzo? Devo andare, devo vedere se è vero, scusa, almeno Lion, un attimo. Muori di freddo. Solo un istante. Oh, c'ha il dato di brutto, c'ha il dato, oh, no. Oddio. Allora, vedo diversi pesci variegati, che freddo. Però, questo grosso squalo che tu dici, io non lo vedo. Sei sicuro che è vero? Non è che ti stai inventando tutto? Facevo un verso tipo, così tutto che l'ho sentito anch'io, ho capito. Pensavo fosse Lion. Ma è il fantomatico squalo groellone della Groenlandia, quello lì, No, è arrivato fin qui, non ci credo. Oh mio Dio, che facciamo adesso contro lo squalo groellone? Allora bisogna stare molto attenti contro di lui. È pericolosissimo. Però parlaci di più di lui, cos'è che fa? Praticamente ti groella completamente se tu ti vai a fare il bagno, Infatti, però è pieno di carne e grasso. E quindi noi ce lo possiamo mangiare. Ci darebbe cibo per un sacco di tempo. Sono pronta. Allora, io ho giusto una canna da pesca per pescarlo. Però non so se sarà abbastanza, bisogna vedere. Prima di tutto ci serve assolutamente andare in miniera. Non l'abbiamo mai fatto. Qua è molto pericoloso, dovremo portarci il fuoco, stare molto attenti. Però ce la possiamo fare. Guarda, io ho letto il tuo libro, hai proprio ragione. Bisogna trovare un mostro particolare letale, però. Certo, perché voi dovete sapere che i famigerati mostri spiriti delle nevi, che qui è pieno di spiriti delle nevi, li abbiamo anche già visti, brutti quelli. Bruttissimi. Quelli però sono fatti di lana. Non chiedetemi come perché. Come di lana? Ah, sì. E il mantello che hanno, guarda, quello è lanesco. È lanesco, l'ho visto anch'io. È lanoso, sì, sì, sì. Lanoso. E infatti noi, se glielo rubiamo, possiamo farci dei caldissimi letti. Cos'è questo? Ma cos'è questo? Una puzza volante? Un wisp delle nevi, stiamo avendo che i primi miraggi. Ma magari con una bottiglia possiamo prenderlo. Oddio, oddio. Guardate. Cosa c'è? Guardateli. Non toccateli, sono una specie rara. Sono dei porchi. Sono velenosi? No. Sono bellissimi. Sono dei porchi delle nevi, questa qui. Peppa Pig in vacanza all'Antartide. Li devo ammazzare. Però, Chico, vieni qui. Metti subito uno dei tuoi campfire perché sto morendo. Sì, per forza. Mi sto congelando. Non lo presto, in fretta. Oh, bravo. Mia, ho troppo freddo. Bravo, purtroppo qui si trema. Io ho le palline ghiacciate, tutti i peli pubblici. Mamma mia, io tutti, anche le palline degli occhi griglio, io sono ghiacciate. Le griglio un po' perché anch'io un pochetto. È pazzesco, è pazzesco. Guarda, anche il maiale si sta scaldando, che carino. Allora, purtroppo il maiale lo dobbiamo ammazzare. No. Lo so, è anche in via di estinzione. Però, cioè, pur di non estinguerci Scusa, noi. Ma non possiamo allevarli? No, perché sono solo selvatici, capisci? È molto pericoloso. Sono troppo congelati, poi, guardali. Aspetta che ne prendo un altro, ecco qui. Gli si sono ghiacciate troppo le palline, non fanno figli, ok? Anna, però non essere volgare che sei una cosa. L'hai detto prima te che ti si sono ghiacciati, scusami. Ho capito, Anna, però, cioè, veramente, cioè, datti una controllata, Chiedo perdono e vado a prendere del legno. Ecco, però non ucciderli tutti, perché qualcuno lascialo vivo. Qualcuno almeno lo lasciamo. Allora, adesso queste bistecche di porco ghiacciato si possono cuocere. E tu sai bene cosa succede se le prendi, giusto? Io, guarda, non le prendo. Se posso leccare almeno. Ma non puoi neanche guardarle più a lungo. Che sono volgare. Non mi dai da mangiare da un anno. È normale, a parte che non è un anno. No, è poco meno. E comunque non c'è da mangiare. Non vedi, siamo in mezzo all'Antartide. Nessuno verrà. Il mio stomaco? C'ho un buco nello stomaco. Sto morendo di fame. Sì, ma la roba che lecca lui io non la voglio. No, non lecca niente. Anzi, vai un po' più lontano. No. Oh, no, le mie mani si sono poste da sole di nuovo. Non ci credo. No, non ho fatto niente. Si gioca, non ho fatto niente. Questa storia deve assolutamente finire, ok? Questa è la fame. Ascolta, io ti ammazzo. Vieni qui a lavorare subito. Vieni a lavorare. Che cosa faccio? Vieni qui, che noi siamo qui. Guarda, c'è un buchetto già iniziato. Te ne vai qui, fai un buco con la pala. Ecco, e col piccone. Vai, cammina. Non ce l'ho il piccone, dammi un piccone. No, attenzione, Anna, buttagli il piccone doppio che ti ho buttato. Arrivo immediatamente. Ecco qua, beccati sto piccone. Dov'è? È nel buco. È qui giù. Guarda. Qual è il buco? Dov'è dietro il buco? Di te. Vai. Qua buco? Tieni. Vai, scava. Ciao amici, a dopo. No, mi è caduto. Non ci credo. Che è successo? Le bistecche sono cadute in acqua. Vabbè. No. Tranquillo, allora, a parte che forse ce le ho io, ma non sono sicuro, perché le ho viste cadere in acqua. Vado a controllare.
Stai attento, no, ti prego, è pericoloso. Tranquilla, è anche un po' incrostato qui, eh. C'è il sabbione qua sotto. Tranquilla, Anna, ci pensa attento! Il tuo eroe. Tranquilla, dormi tra sette guanciali. State bene, amici? Ma che tra sette guanciali, porca miseria, sono oddio, già vedo. Oddio, amici! Cosa hai trovato? Non ha dato una cazzata, il cazzaro! Ma che è successo? No, c'è quello squalo grelloso? Sì. No, no, è arrivato! No, di cruella, di brutto! Allora, l'ho visto, eh! È tutto lungo, con dei denti tantissimi! Ma no, 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 io ho paura degli squali, infatti, ti prego! Quando mi sono immerso, che l'acqua conduce ai suoni, ho sentito... Così! L'hai sentito? Sì, di brutto, è lì sotto, eh! Ma quello, tutto grasso, con le branchie... Ma quanti branchie, denti c'ha? Un sacco di denti, tre file, ma è pieno di grasso! Anche quello ci dà da mangiare. Lo cacciamo, ma il grasso ti scalda, altro che dare da mangiare. Ha voglia, possiamo farci un cappotto di grasso di squalo. Chico, sei entrato in caverna? Lion, c'ho un problema, c'è una caverna gigante, ho paura di entrare da solo. Non entrare da solo, giammai. Sto facendo un campo base qui a metà strada, così non moriamo. Aspetta, ti do tutto il legno che ho preso, ecco. Gentile, qua. Gentile, gentile. Ma preghissimo. Allora, guarda, nel frattempo, io faccio scalette. Ecco, questo è un bel difficile, non si può, non esiste la scaletta. Visto nel freddo. È un bel problema questo. Ma non è possibile. Aiuto! Aiutatemi! No, no, te non immagini cosa ci succede qua sotto, ti prego, vieni. Ma certo su. Che esiste, sono degli stick ai lati e al centro un blocco intero di legno. Ma è diverso da come io so ben perché fare. Perché devono essere più resistenti, devono sopportare il peso della neve. Ah, sì, hai letto anche tu il mio libro. Versione aggiornata. Non si riesce a dormire. Non si riesce a dormire con quello squalo grellone che fa wah wah wah. Chico, Chico, dove sei? Chico, torna ti subito. Prego, scendi, c'è un percorso solo, vieni, ti prego. Ma qua c'è vieni. Del ferro, perché non l'ha preso? È pazzo. Perché ormai ero ingrifato, volevo trovare una caverna. Aspetta, aspetta, pazzo ingrifato che non sei altro. Prima di tutto, dobbiamo mettere un altro fuoco, che qui c'è freddo di brutto. Giusto, giusto. Vieni, vieni, ce l'ho. Riscaldiamoci un attimo le cose, perché sennò qui stavo morendo, stavo per morire anche allora, loro. Buono. Attenzione, c'è pure un creeper delle nevi. E vedi, no, state è attenti, pieno. Quelli sono pericolosissimi, eh. Non dobbiamo affidarci a questa caverna, sembra essere molto molto pericolosa. Bisogna stare super attenti. Cosa Spizzo. Facciamo allora? Ah, però ci sono un sacco di mostri. Stai attento, Chico, che qua ci fanno la festa se non stiamo attenti. Ti servi un piano? Facciamo, organizziamoci un piano veloce. Allora, prima di tutto bisogna mettere un pochino di luce, perché secondo me aiuta anche un pochino ad illuminare e a scaldare bravo, l'ambiente. Hai fatto bene, bravo. E adesso però cosa facciamo? Io voglio entrare libero. Io sto migliorando la discesa, che non voglio buttarmi, ho paura. Hai una spada, my friend? Ma ne ho una affilatissima, adesso proprio affilata. Vogliamo andare? Però secondo me è brutta, la situa. Ci sono anche freddo lì. Facciamo che io metto il campfire e uccidiamo tutti. Però vedo anche quei cosi, ci sono quei wraith che ci servono a noi, quelli bellissimi. Ma no, quelli servono per la lanuccia. Provo a scendere lievemente, vedo se riesco a cavarmela. No. Ho detto, vai via, detto! Te l'ho sparato, hai visto? Ho visto, sì. No, è infattibile. Lion, ho una proposta per te. Ho trovato sette di ferro. Cioè, se li cuociamo ti puoi fare un cappellino. E mi aiuterà un cifro il cappellino, guarda, non vedo l'ora. Cioè, con quello da così a così, cambierà. Ah, eccolo lì, è da solo, è il momento giusto. Non stai attento, ti stai salvando. Approfittami. No, no. Tranquillo, aiuto. Tranquillo. Che bravo che sei, guardati come grazie. Sei agile, come scattante. Ghiaccia, è come potente, ghiaccia. Potente. Raga, ghiaccia le palle in un modo allucinante questo tizio, Va tutto bene, me lo gestisco perfettamente. Dagli fuoco, amico. Ok, gli ho dato fuoco. Guaglialo, quello schifoso. Ok. Oddio. Bravo, bravo. Bravissimo. Sì. Allora, che bravo. Abbiamo che preso, forza. Abbiamo preso quello che ci serviva. Adesso devo soltanto risalire di sopra, ma prima di farlo prendo un altro oggetto che ci serve, e cioè le radici di caverna, che se non ricordo male sono parte del capitolo numero 3. Cosa servono però quelle? E non l'ho letto io quelle. Ti sei perso il capitolo più interessante, quello sulle radici di caverna. Sono stupido. Eccole qui, buone su cose. Ma radici di caverna. Ma si mangiano quelle? Ci puoi fare qualsiasi cosa, sono un po' come la canapa, capito? Si usa per fare io le corde. Io prendo il carbone che serve sempre. Sì, 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 prendi quello che vuoi. Ne prendo anche un altro paio e poi ce ne andiamo subito da sta caverna. Naturalmente servirebbe un campfire, così possiamo tornare quando vogliamo. Ecco, amico, lo metto io uno. Ma mi sono un pieno di campfire, stavo morendo di freddo ieri. Mettilo, ecco. Bravo, qui, ecco perfetto, qui. Perfetto. Oh, bello caldo. Attento a non bruciarti, che fa pure male oltre una senti certa. Ma guarda
che qua sotto mi sa che non fa così freddo. Guarda laggiù, c'è la lava, quella scalda. È vero, apposta. Ma perché ce ne prendiamo un po'? Siamo sottoterra, non è una brutta idea, sai. Magari ci prendiamo un po' di ferro e torniamo a prenderlo. Per adesso però uscite, perché abbiamo un sacco di cose. Guarda che bella scia di fuochi che abbiamo lasciato. Guarda, è caldo. Sono esperti. Sì, beh, del resto qua siete insieme al survivalista numero uno in tutta la Amazzonia. Ha scritto anche il libro, immagino, quindi, mamma mia. Libro di sopravvivenza estrema, marca Lion WGF. Attenzione. Guarda, c'è un altro coso che ti segue, vuole vendicare quell'altro. Era l'amico di quei... Cosa c'è? Sei svenuto? Dico, lo sapevo, porca miseria, che sempre a svenire. Sempre ma a svenire. Ma sempre ma a me picchiano. Sei un sempre. Pagliaccio, sei. Sei un pagliaccio, una cosa. Ma guarda, veramente. Mi vogliono male tutti a me, ma è possibile? Un pagliaccio. Poi dici, siamo esperti. Siamo? Sono esperto. Io ho letto il libro, però. Ma ho capito, ma non basta leggere. Devi anche mettere in pratica le nozioni. E tu su quello fai schifo. Devi lavorarci su. Deve essere qualcosa di faccio schifo. Senti, perché non te ne vai? Perché non no, te ne vai? No, poverino, non lo puoi cacciare. Che l'ultima volta che l'hai cacciato veniva qui a elemosinare. E io non gli darò più niente, perché adesso ho imparato la lezione di non fidarsi mai di lui, perché è stupido e non serve a nulla. Guarda va che bene, mi fai. Addio, alla mai più allora. Bene, tanto non è che dai, hai un altro posto. Dai, ma non ti fa tenerezza, guardalo. Poi arriva lo squalo cruellone e se lo mangia. No, non mi fa tanta tenerezza. Vai, Anna, prendi un secchiello di quella bella lava. Vado immediatamente. Nel frattempo, invece, il signor Lionio, con questo bellissimo ciocciaccione che ci ha dato quel Wright, può fare quattro bellissimi lettini comodi. Oh, i lettini, che belli i lettini. Ti prego, sto per il freddo, ti supplico. Non riesco ad accendere nessun fuoco in mezzo tu al ghiaccio. Tu avevi detto che te ne andavi via, che non tornavi più. E sei ti tornato. Ti prego, no, sto morendo di freddo. Non mi piace questa cosa, mi sembra di essere sfruttato così. Mi sento profittato adesso. Tieni un mio campfire. No, non mi comprerai con un campfire. Lo prendo, ma sappi che comunque non mi comprerai. Piuttosto, invece, grazie ai Wright, guardate un po' che cosa abbiamo. Il primo letto. Che bello il mio letto, quello. No. Oh, che bello. Non è tuo. No. Questo qui è mio e forse anche di Anna. Però tieni, prima. Tieni, guarda. Grazie. La cosa calda. Gentile, lava. Lava caliente, mi piace. Prima di mettere questo lettino, secondo me dobbiamo annidarci da qualche parte di più sicuro. Perché quello squalo mordace della Groenlandia, Groellone, è quello. Quello salta. Quello ci viene a fare sì, wow. Sì, quello potrebbe rompere il ghiaccio, uscire da un momento all'altro. Io, sinceramente, preferisco evitare di vederlo, ecco, così da vicino. E invece qui si sta bene. Guarda, mirate. Mirate e letto. Oh, attenzione! Oh, è comodissimo! Wow, ci credo, che vi prego. Bello! Wow, è veramente un bel letto. Per voi, perché io non vi lascerò dormire per terra all'addiaccio sul freddo pavimento. Tu sei un onesto, giusto? Io sono uno onesto, naturalmente sì. Cosa ci doni? Cosa ci regali? Allora, se voi vedete sul libro importante della guida turistica di Lion, questo qui, potrete vedere che grazie al mio letto che ho piazzato, potete prendere anche voi un bellissimo bedroll. Oddio! Come si? Sacco a pelo. Un sacco a pelo, perfetto per le vostre esigenze. Wow, che figata, guardalo! Guarda che bello! Perché? È anche più comodo del letto. Perché non me ne date uno così vi mostro il suo funzionamento? Allora. Prendi il mio, prendi pure. Allora, guarda, spostatevi per favore. Fai Anna. Vedere, fai vedere. Sempre in mezzo alle palle tu, eh? Eccolo qui. Oh, che carino! Ma guarda quanto è comodo poi! Possiamo usarlo anche noi, ti prego. Anna, dammi anche il tuo così li srotoliamo. Vieni. Tutti e tre. Ecco qui, guarda, questo qui lo mettiamo qui. Certo, del resto, se io fossi un vero galantuomo, dovrei far dormire Anna sul letto e dormire io sul sacco a pelo. Quello c'ha la copertina più morbida. Però, sul letto ci dormi te. Possiamo anche fare un'altra cosa, secondo me è giusta. Giusta, ecco. No, non dirlo. Però, non dirmelo però, però non è neanche giusto così, perché mi sembra un po' eccessivo. Per cui troviamo una soluzione intermedia. Giusto, no? L'intermedio è sempre grazie, giusto. Grazie, almeno un fuocherello, un tettuccio. Che idea vorrei. Avevi? Facciamo un mini tettuccio per lui. Perché dai, no, ma mi sembra sì, giusto no. Ecco qui, che dici? Carino, sono quasi invidiosa. Sembra la cuccia di un cane. Strana questa similitudine, vero? Strana, vero? Ma perché l'hai fatta apposta? No, io a me
piace un botto. Bellissimo. Ma dormici tu allora, no? No, no, ci dormi te, per te. Scusa, è bellissimo proprio per te. Fatto apposta per te. Non posso neanche alzarmi tutto, è troppo basso. Vabbè, però ti trovi bene comunque, mi sembra, no? Beh, occhio a non sbattere la testa, sì, quando ti svegli. Adesso, perché non consulti la mia guida e mi dici che è il capitolo relativo alle radici? Allora, ragazzi, il capitolo delle radici, sì, è semplice, sì. Servono quattro rametti. Ce le ho. Ce li hai quattro rametti? Ce le ho, naturalmente. Sei sicuro? Sì, esattamente sì. Sì, e di che brutto. Ci si fa con i rametti? E con allora, questi il rametti? Prossimo capitolo è questo, ragazzi. Siete pronti? Sì, sono pronto con i quattro rametti. Bisogna cogliere della lava. Ok, abbiamo anche la lava. Siamo bravissimi. Allora, tutto. A lei un ultimo passo allora, è quello dello zainetto, perché ogni esploratore è uno zainetto. Ok, dobbiamo ammazzare porchi di caverna per prendere la loro pelle, immagino, vero? Esatto, il loro cuoio. Voglio scuogliarli tutti. Sono prontissima. Va benissimo, ok. Allora dobbiamo partire. Purtroppo non sarà semplice perché il freddo si fa. Ai, no, niente. No, c'è freddo, c'è freddo. No, freddo non va bene. Ma scusa, se ci portiamo i sacchi a pelo. Allora, mentre ci sarebbe una soluzione, eh? Solo i veri esploratori la sanno. Questa è una cosa proprio sconosciuta. Condividicela, vai. Praticamente, se tu prendi tanta lana e puoi crearci un cappello di lana, un giubbottino di lana, un pantalone. Oh, che bello! E perfino le scarpine di lana. Uno di noi potrebbe andare in caverna, uccidere i Wright e prendere tutta questa roba di lana. Sarebbe ottimo. Sono d'accordo, no, sarebbe veramente molto bello. Secondo me sì, secondo me sì. È un compito ingrato, però che qualcuno deve pur fare, secondo me. Guarda. Quindi vado? Ti potrei prestare questa bellissima armatura di ferro che potrebbe proteggerti? Mi incentiva anche di più, se lo fai. Ma decido di tenermela. Ma come? Per mia personale protezione. Però non solo a te non ti mando senza nulla, perché sembrerebbe terribile buttarti lì senza niente. Sembrerebbe un po' cattivo, ci vuole un po' di equipaggiamento. Volevo farti uno di quei bastoni focosi, però almeno quello, mi manca pure quello. Non mi ricordo più come si fanno, quindi non ci credo, serve il carbone. Questo me lo ricordo che serviva il carbone, però non mi ricordo altro. Ok, sei pronto? Sì. Vuoto, carbone, sì, vuoto. Ok. Carbone, stick. Sì. Carbone. Ok. Stick, carbone, vuoto. Ah, ecco, perfetto. Adesso, grazie. Ah, ecco qui, bravo. Ah. Tieni, ti do quello mio. Usa. No, non è vero, è eccessivo. Ma questo è un ottimo equipaggiamento. Tieni. Vedi, ce la farà di sicuro. Sì, a posto. Allora, ci servono all'incirca moltissime lane. Quindi, se tu conti che da ogni straccetto di Wright ci fai, ce ne servono 4 per fare una lana, ne devi ammazzare. Te ne danno 2-4 ognuno, insomma. Vai, vai. Ciao. No, no, beh, addio, ma divertiti. Aspetta, non andare così. Cosa mi manca? Cosa mi manca? È un pesce, to. Piglia. Ah, ma pure, cioè, dove l'hai buttato? Ma perché? È un pesce. Vabbè, come cibo, scusa, okay. Non puoi andare a stomaco vuoto. Infatti me lo mangio adesso, grazie mille, amico, tornerò subito. Perfetto, per quanto riguarda noi, Anna, dobbiamo andare a pesca di quel pesce gigante. Oh, sì. Mi intrippo. No, aspetta, quello lì, sì, non si pesca mica con la canna da pesca. Di brutto, dici di no? Secondo te è troppo grosso? Secondo me ci vuole qualcosa di più grosso. Fammi più provare, massiccio. Perché secondo me lo prendiamo, Aspetta un attimo, bisogna concentrarsi. Oh, avvocato! Ma ha ciulato la canna da pesca. No, vabbè, ma cioè, ma quanto è forte per pigliarsi la canna da pesca in bocca? Io non ho paura. Me l'ha tirata via di mano. Ma è una bestia questo pesce. Prima, io lo so che tu vuoi andare, ti vuoi immergere e vendicare. Di brutto. Aspetta, fatti altri pezzi di armatura. Ti ho preso altro ferro, sta qui dentro. Ma quanto sei brava. Certo che anche Cicco ne avrebbe. Grazie, quando ho preso la lava ne ho trovato altro. Avrebbe potuto beneficiare, di questi pezzi di armatura. Me ne sono dimenticata, scusami. Vabbè, ma hai fatto bene, secondo me. Invece, grazie. Guarda che cosa ti faccio per accelerare le tue operazioni minerarie. Un bel picconcello, Anna. Vai. Oh, grazie mille, vado. E io vado in avanscoperta qua sotto. Allora, vediamo un po', pesciolone. Pensi che io abbia paura di attento te? Attento che è notte. Ma io non ho timore. Ah, ma se è notte, perché non usiamo i nostri sacchi a pelo? Sì. Cicco! Oh, te sento. Dobbiamo dormire. Arrivo subito. Ma prima di subito, devi arrivare. Proprio subito. Sono proprio già qui all'angolo, aspettami. Allora, Anna, cosa preferisci? Il letto? Guarda, il letto è più caldo, staccato da terra, si sta di meglio. Di verità, vuoi il sacco a pelo, vero? Voglio il sacco a pelo. Tu fuori. Va bene. Ma perché il cane? Dormiamo. Buonanotte. Buonanotte. Che bello questo sacco a pelo. Ah, morbido questo letto. Oh mio Dio. Che freddo. È già troppo freddo fuori. Perché hai fatto dormire fuori? È stata una bella notte.
notte però e ti sei sentito esploratore lì da solo con la natura? No, per niente, mi sono sentito un ghiacciolo, mi sono sentito. Va bene, adesso torna, sono contento che apprezzi. Torna a fare il tuo compito, dobbiamo avere tutta la lana, dobbiamo farci i cappellini di lana per tutti. Quindi un totale di... dunque sono 5 per 3, 15. 15 di lana, Cicco, mi raccomando. Ok, li prendo tutti io, stai tranquillo. Allora, qui sotto è pieno di pesci però... Stai attento, mi raccomando, io vado a scavare. Però non c'è quel pezzo di porco di quel pesce gigante che se n'è scappato, maciulato la canna da pesca e se n'è andato. Sei un pazzo, pensi di prendermi in giro così facilmente, eh? Ah, va bene, allora ti verrò a cercare. Cercherò dove ti nascondi. Mi perderò da solo nelle lande ghiacciate, sì. Perché io non ho paura di niente. Guarda quanti wisp che ci sono. Quelle sono tutte quante le visioni che io sto avendo. Ma mi sono... Oh no, oh no, mi sono perso. Oh porca Ok, ok. Oh no, ho perso anche il campfire. Oddio. Ok, allora, questa è la classica situazione del minatore poveretto che si trova in mezzo all'Antartide da solo e perde tutte le sue cose. Mi ricordo perché questa favela l'avevo narrata nel mio libro e avevo scritto anche come andava a finire. Mi pare che morisse. Però io ho il segreto del minatore poverone per tornare a casa. E cioè il richiamo... Ah, sto morendo di freddo. Il richiamo dell'alce ubriaco disperato. Cicco! Cicco! Oh, te sento! Dove stai? Io? Mi sono perso! Oh, arrivo a pigliarti! Oh, ma chi è che chiama qui? Sto pure un po' mare di freddo! Oh, fratello, sto arrivando! Te sento, eccomi! Non ti perdere anche tu! Oh, ecco, sei qui! Eccoti! Fratello, eccoci! Mamma mia, quanto sei andato lontano! Mi è venuto un attimo di esplorazione Bear Grylls e mi sono trovato in mezzo al niente, E casa, mo, dov'è? Bella domanda. Tra l'altro qui fa anche un freddo boiardo, perché mi sa che siamo tipo a ridosso della neve. Quindi cerchiamo Sì, mettiamo le due. Bravo, bravo. Anna! Dove siete? Segui la voce, Anna! Anna! Dove siete? Aio! Anna! No, qua si muore di freddo, Cicco. Ma perché fa così freddo? Facciamo una casetta, perché sei in mezzo a tutto. No, veloce, veloce, fai no, la casetta. No, no, Cicco, ci moriamo, è finita. Non è finita, Laio, non è finita mai. Oh, aspetta, hai del legno. Posso farti una bambina? Vi vedo. Oh, aiuto. No, qua ci moriamo di freddo, dobbiamo. Ecco, Anna è arrivata da di là. Basta che seguiamo le tracce da dove è arrivata lei e ritorneremo. Che ti porta a casa, che siete scemi tutte e due. Riprendiamoci un campfire, però. Anche l'altro, dai, veloce, moriamo. No, mi sa che questo campfire è un po' scassato. L'abbiamo sgangherato. Beh, bravi tutti. Vieni, venite. Ok, corri, Anna, non ti fermare. Corri. Corriamo. Mamma, aia, pizzica. Aia, no. Pizzica. No, ti prego, che dolore, pizzica. Ci siamo quasi. E quello è il freddo, il mignolo. Mi si sta pizzicando il mignolo. Siamo a casa. Ma che bello. Che freddo. Mamma. Ma che freddo di mente. Ma ho preso un attimo questa cosa. Ho detto, devo esplorare. Cicco, dammi la lana che ci facciamo. Ma fatela passare sta cosa. Ci facciamo subito i cappellini. Ecco, prenditela, non venti. Ma che bravo, sei stato bravo, Non pensavo. Una volta nella vita. Ok, allora, cappellini di lana. Non fanno. Beh, ma io so perché, mi sa, amico. Cosa serve? Quella lana è sporca, vedi che è tutta sporca. Mi sa che devo andare a purificarla in acqua, devo lavarla. Devi lavare la lana. Beh, ci sta. Eh sì, deve essere bianca. È lavazzosa, certo. Quella lana. Del resto dobbiamo pur sempre indossarla, Giusto, mi piace come idea. A dopo, amico, a dopo. Oh, veloce però, per favore, sì, che io... Sì, io non sono bravo a pulire le cose, neanche me stesso. Eh no, perché il ciclo non si lava. È vero, chi hai dato, mamma mia, chi hai dato l'incarico. Vabbè, mamma meglio mia. Lui che io comunque, io non... Ho trovato solo questo io, perché lì sotto pullulava di mostri. Un cristallo, vero? Non so a che serve, ma magari ci possiamo fare qualcosa. Aiuto, ho pulito qualcosa per la prima volta nella mia vita. Sì, ragazzi, bravissimo, sono bravissimo. Bravissimo. Perché non me lo dai, così vediamo? Ecco, prendi questi. Proviamo, vediamo se è buono. Con questo ci facciamo i cappellini più belli del mondo. Ecco qui. Oh, sì. Cappellino. Tre cappellini. Wow. Tieni, Anna, vediamo come ti sta. Grazie. Bello, questo. Prezioso. Oh, ti prego anch'io. C'è anche per te, non ti pensare che ti bella, dimentico. Che figata. Mamma mia, che caldo che... sei proprio stupido, però. No, anche tu un po'. No, tu, io no, e a me sta bene. A te no. Mi tiene caldo alle orecchie. Allora, che siccome bello. Io esploro di più, allora ho pensato di farmi pure i piedi, così più caldo, però. Ti tieni i piedi caldi, sì. Le calze. Tieni, Anna, tu prendi questi di ferro che sono pur sempre buoni. Adesso grazie. Come sto meglio.
Oh sì! Oh, anch'io sto un po' meglio con la cuffia, guarda che bello! Oh, guarda che... sempre freddo, perché all'inguine in particolare, all'inguine al petto, prendo freddo uguale. Però ci servono le mutande, mi sa. Le mutande. Ci servono. Le mutande di lana sono proprio una cosa obbligatoria. Sì, però finché non le troviamo possiamo portarci verso l'esplorazione facendo dei checkpoint con i falò. In questo modo non ci possiamo neanche perdere. Ottima idea, mi piace. Va bene, allora riesci a fare qualche altro falò, amico mio? Guarda, io sono l'esperto dei falò, ti dico solo questo, lascia fare a me. Va bene, allora guarda. Vedi, li piazziamo sui cucuzzoli, così li vediamo anche giorno e notte. Sono contento che dopo un iniziale dolore della squadra ci stiamo finalmente iniziando a mettere radici. Cioè stiamo essendo bravi, ecco, questa cosa mi rende anche orgoglioso. Basta che lo squalo grellone non torna, ecco, però. Ecco, per quanto riguarda egli, io non vedo l'ora di mettere le mani addosso a lui. Perché ti così... serve un'esca per squali, però. Sì. Esatto, sì. Sì. Sì, è vero. Sì. Io è no, vero. non sono io. Sì, sì, sì. Sì, certo. No, col cappello di lana resisti anche di più sott'acqua, secondo me. È perfetto. Attaccatevi a un filo almeno. Ma guarda, secondo me trovi strada di casa da solo, però ti faccio un buco più largo così puoi uscire meglio, hai visto? Ma adesso? No, domani. Dai. Non ci credo. Prendimi il campfire. Sì, li tengo io. Attento che si chiude veloce, il buco lì. Vedo? Va. Ma fortuna si copre. Guarda, tu quando lo vedi devi urlare. L'hai visto? Cos'è? Ma no, quello, cos'è uno squalo? Quanto casa nostra. Ma non riesco a scendere. Ma cosa c'è? Ghiacciato. È scappato, fratello. È scappato via? Ma cosa? No, c'è pieno di annegati. Attento, quello sei tu prima. C'è gente affogata. Mamma mia. No, c'è il campodoglio. Esci. Aiuto. Ah, mamma mia, è pericoloso. Perché però... l'hai fatto? Ma tu dovevi fare da esca. Sei scappato, scusa. Se ne è scappato anche lo squalo. Hai visto lo squalo grellone? È andato verso nord. Ok, verso dove stavo andando io. Ve l'ho detto che sentivo. Ok, stiamo per diventare come il capitano Ahab e i suoi 40 ladroni. Dobbiamo cacciare Moby Duke. Dick. Big Moby Dick. Ma un po' Shark. Shark Dick. E la ammazziamo subito e ce la mangiamo. È la nostra missione questa. Sì. Penso di aver fatto. Sinceramente non